Nell'arco di quest'anno avremo numerosi pensionamenti, quindi abbiamo contato 14 unità di vigili anziani, capisquadra, capireparto che andranno in pensione e non abbiamo alle viste una loro sostituzione. Non nasconde un po' di apprensione il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, Antonio Del Gallo, in riferimento alla questione che attanaglia in questo momento la realtà locale dei Vigili del Fuoco, ossia le carenze d'organico. E quindi ci troveremo ad affrontare un periodo invernale in cui subiremo, ecco, questa riduzione di personale che si va a sommare a quella già esistente. Quindi c'è un po' di preoccupazione da parte mia, ma anche da parte dell'altro, di tutto il personale per questa situazione che io ho prontamente rappresentato già ai vertici dell'amministrazione, sperando che questo possa sortire degli effetti. Circa 260 sono attualmente le unità afferenti al personale permanente impegnate nelle varie sedi operative in provincia, oltre 500 i vigili del fuoco volontari, circa 6.000 in media, inoltre gli interventi all'anno. Ci troviamo, ecco, in un periodo in cui il nostro personale si trova ad affrontare, diciamo, un periodo di sovraccarico di lavoro per poter compensare le carenze esistenti e che si prospettano. Operativi 24 ore al giorno, i pompieri, quasi come degli angeli custodi, sono sempre pronti a prestare il proprio servizio. Io li devo ringraziare perché effettivamente è un impegno che gravoso da un punto di vista personale, familiare, ma anche operativo.